con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sul matroneo della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Alle mie spalle il luogo dove Padre Pio si ritagliava un momento di preghiera. Oggi qui per raccontarvi una delle tante storie che arrivano al nostro indirizzo di posta elettronica, quello che vedete in sovrimpressione, Lucia Laziosi, che vuole condividere questa sua profonda testimonianza. Un pellegrinaggio che ha fatto proprio qui a San Giovanni Rotondo dal 2 al 4 giugno di 2 anni fa. Tornata dal viaggio, Lucia si sente ispirata a mettere così su carta i suoi pensieri, che descrivono l'emozione intensa che ha vissuto e soprattutto la grande vicinanza di Padre Pio. Lucia parte con la sensazione di andare a trovare un parente caro nel sud Italia. Questa sensazione che si trasforma in un'esperienza reale, fortissima, difficile anche da descrivere con le parole. Solo mi vengono in mente, scrive, per tentare di spiegarla e descriverla, delle immagini così come potrebbe disegnarle un bambino, ossia semplici, essenziali e che arrivano dritto al punto, racconta Lucia. La prima immagine che Lucia evoca è quella di Padre Pio, sorridente, accogliente, seduto su una semplice sedia di vimini nel mezzo del sagrato del santuario. La seconda immagine è quella di un bambino che gioca col genitore, passando dall'avvicinarsi allo scappare per l'entusiasmo e la soggezione che prova allo stesso tempo. Questo ho provato, racconta, durante quell'incontro, come un bimbo che tutto deve conoscere, attratto dalla grandezza di quell'uomo e con un timore reverenziale e folle di lui al tempo stesso, descrive Lucia. Una terza immagine che si riporta a casa dall'incontro in questo pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, o meglio un pensiero che prende forma nella mente di Lucia, è mentre prega davanti alla tomba di Padre Pio. Chiude gli occhi per l'emozione e percepisce una serie di profumi uno dopo l'altro. Era come se il mio cervello fosse pieno di quei profumi in successione. Sospetta che almeno uno di quei profumi possa essere Padre Pio, ma è incerta. Lo desidera però con tutte le sue forze, respingendolo così al tempo stesso. Il pellegrinaggio per Lucia qui a San Giovanni Rotondo ha segnato l'inizio di un cammino, cominciato 2 anni fa, un cammino di conversione che la porta ad entrare così nell'ordine francescano secolare, nell'OFS. Quel viaggio, racconta Lucia, mi ha aiutato ad intraprendere un cammino di conversione, afferma nella sua email. Lucia ora guarda indietro con una certa nostalgia dolorosa, ma riconoscente, per l'esperienza vissuta e soprattutto la vicinanza spirituale di Padre Pio a lei.